Mi sto facendo il porridge per domani mattina. Domani sistemo la cucina, adesso mi faccio il porridge. Lo sto facendo tipo al tiramisù. Latte di mandorla, yogurt, ora ci metto anche un po' di caffè. Raga, ma guardate. Bello, al tiramisù. E qui ho fatto uno strato di riso soffiato. Ed ecco qua, raga. Guardate che bello. Uno strato di caffè. Latte di mandorla e yogurt. Buongiorno raga, mi faccio la tinta. Che tanto metto la crema, è uguale. Ok. Oggi è lunedì, non so cosa faremo. Comunque, volevo riandare a vedere quel negozio, quel centro commerciale Maxima. Era bello alla fine, non era male. Rosso, né non si sa che colore era. Andiamo a fare colazione. Eccomi raga, buongiorno. Mettiamo le cremine sopra. Porridge fatto, al caffè, buono. Mi serve un altro cucchiaio. 11. Ok. E questa raga, quello sporco qui, ho messo 2 grammi in più, eh. E buongiorno, assaggiamolo col caffè, ma già lo so che è buonissimo. Non c'erano dubbi, raga. Quindi 10 10. Ovviamente erano 8, poi siccome ho messo questo sul cucchiaio. Buongiorno, buona colazione, buon lunedì, buon inizio settimana, raga. Ciao. Raga, buongiorno, ma quanto è buono, cioè. Buongiorno, raga, buonissimo questo porridge. Questo, raga, è il risultato. King, che ne pensi? Ti Bellissimo, piaccio? grazie. Comunque mi piaccio anche di più io, eh. Cioè, con i capelli mezzi rossi, non si sa che colore era, raga, proprio no. Ora si esce, non lo so dove andiamo, vediamo un attimino. Ok, raga, ora andiamo al mare a fare una passeggiata, andiamo a vedere il mare. Maremo limpido, pulito, uguale a quello della Sardegna, eh? Sì, è proprio uguale. Uguale, 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 bello. Come a Maldivi, uguale, uguale. Adesso che famo? Se andiamo a qualche centro commerciale? Sì. Andiamo, ah. Mare visto, possiamo pure tornare. Non c'è niente. Che pensavamo che ci stava qua? Qualcosa per girare? Vabbè, dai, mo, a parte scherzi, Sardegna o no, raga. Ricordavo di averlo. Ma forse perché questo è il porto, per quello è così sporco, mo. Beh? Però me lo ricordavo pure io più pulito. Raga, che dite? Lo butto giù? Oh. Dai, amo, levati perché mi viene da farlo, dai. Via, ciao. Vabbè, raga, andiamo al centro commerciale a mangiare, amo. Andiamo, raga. Vabbè, dai, su, è stata una passeggiata carina. Forse di sera è un po' più carino, ci stanno un po' più cose, forse. Non lo so. E siamo venuti, abbiamo respirato l'aria di mare almeno un pochino. Si vede male. Che fa andare via l'allergia, raga, eh? Ti fa venire peggio. Andiamo al centro commerciale, dai. È meglio, è più per noi, raga. Raga, siamo di qua a Parco Da Vinci. Vediamo un po'. Raga, ma è enorme, è bellissimo, è cambiato tantissimo. Wow, raga, è grandissimo, bellissimo. Poi pure bel tempo abbiamo beccato, mo, eh? Ok, siamo scesi adesso a fare una camminata e scegliamo dove mangiare, vediamo un po'. Allora, raga, questo è messicano. Ma qui davanti però ci sta.
il McDonald's del King. King, vogliamo scegliere qualcosa di diverso? Dai, proviamo qualcosa di diverso. Entriamo qui. Dai, proviamo, che cosa c'è? Vediamo. Guarda che carino, guarda che è proprio carino, eh. Lì c'è il Mac, ma sempre Mac. Entriamo. Entriamo. Cosa? Eccolo, già si è fermato. Demo, però deciditi, non possiamo fare sempre così nei ristoranti e tu puoi scegliere Mac. Poverino, lasciamogli la privacy così decide, raga, dai. Capito? Sì. Vai, tirare, andiamo. Che carino, raga. Oddio, raga, ma che carine queste cose. Oh, siamo ai bagni. Cosa da femmina, che carini. No, vabbè, carini. C'è qualcosa che ti piace nel menù a te? Eh? A me no. Sì, ma non possiamo alzarci e andare via, però, eh? Dai. Come vamo? Bello. Bello, dai. Che belli, raga. Dai. Assaggio. C'è l'insalata. Aggiornamento, raga, ho mangiato mezzo di quel burrito, sono dato un mozzico ai tacos, mi sto mangiando le patate, ma è troppo insalata, raga, non riesco proprio a mangiarlo. Quello è piccantissimo, la lingua mi sta andando a 3000. Quello che lo lì, guarda, quello era buono, vero? Quello è buonissimo. Quello è troppo insalatoso, raga, quindi adesso sto mangiando le patate e basta. Nelle calorie metterò una piadina, però l'ho mangiata a metà. Buono? Ecco raga, io la mia metà l'ho lasciata lì, un mozzico, un mozzico. Però a te è piaciuto, vero? Buonissimo, vero? Buono. Recensione? Bene. Bene, dai. E ci torneresti? No. 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 Ah raga, abbiamo pagato quelle tre cose 40 euro. Cioè 40 euro è tantissimo, quelle tre cose. Vabbè, io non ho mangiato niente. Un'esperienza nuova, dai. Ma tutto con l'insalata, però. Raga, io non sono una pecora, l'insalata la mangio a casa se la voglio. Io vado fuori per mangiare, raga, però. E niente, adesso c'ho fame, però vabbè, non fa niente, dai. Facciamo una bella passeggiata. E noi non siamo comunque per le cose nuove, eh. A noi ci piacciono le cose, vero? Devo dargli retta andare al McDonald's. Devo dargli retta, raga, andare al McDonald's. Vabbè, non fa niente, dai, abbiamo provato una cosa nuova. Abbiamo mangiato messicano, che non è male comunque, buono, eh. Ma secondo me il vero messicano devi andare in Messico per mangiarlo. Ve? Questo non è vero messicano. Ma era pollo fritto tipo come lo fai tu. Con l'insalata, raga. Ora camminiamo un po', digeriamo quello che non abbiamo mangiato. Il messicano è tutto diverso da questo. Sì. Vabbè, andiamo. Ok raga, eccoci, ora siamo a casa. Raga, è ora di cena e facciamo la carne con i broccoli cavolfiore bollito. Questo qui, raga. Ecco qui, raga, bolliti. Allora, raga, questa è la cena. Questa è mia, questo è il King. Ora andiamo a pesare questo. 118. Ok. Ecco qua, raga, filetto e cavolfiore. È ora di cena, raga. E buon appetito. Buon appetito, raga. C'ho fame. Però non so quante calorie c'aveva il pranzo. Quindi purtroppo, raga, sono andata così perché. Buona cena. Non ti mangio un po' più leggera. E ciao, raga.